Indubbiamente quello che presentiamo questa sera, perché entriamo proprio nella fase esecutiva del progetto, è un progetto molto importante, innanzitutto perché è stato l'unico progetto nel Vallo di Diano ad essere finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'ANCI, e poi perché permette di ancorare le attività che sono previste in essere al territorio, quindi per favorire il rilancio del territorio e per contrastare quello che è il fenomeno dei NEET, cioè dei giovani che attualmente non hanno un'occupazione, hanno completato gli studi e non sono in fase di apprendistato. E c'è una fascia particolare che rientra in questo progetto, che è quella dedicata al mondo femminile. Ecco, diciamo, c'è molta fermento in questo campo. Quali sono le aspettative con questo genere di progettualità all'amministrazione comunale che lei adesso rappresenta? Quali sono gli obiettivi che intende perseguire? Allora, come obiettivi che noi intendiamo perseguire nel caso specifico di questo progetto è quello di destare, tra virgolette, questi NEET che attraversano un momento di stasi, destarli dal loro torpore e rilanciarli nel mondo del lavoro attraverso un percorso che è previsto dal progetto in essere e soprattutto cercare di creare opportunità lavorative. Le idee che verranno messe in campo saranno selezionate, sceglieremo le idee che possono avere una ricaduta valida ed efficace dal punto di vista lavorativo e queste idee poi saranno presentate nell'ultima settimana della fase progettuale in quella che noi abbiamo definito come la Week NEET, cioè una settimana dedicata a tutto ciò che verrà fuori da questo progetto e che verrà sottoposta al vaglio proprio del forum dei giovani che si insedierà da qui a fine mese.